E allora altro calcio di punizione, più o meno siamo nella zona in cui circa un minuto e mezzo fa Del Piero ha mandato altissimo il pallone in curva, un metro più vicino all'area di rigore. Allora, per come batte le punizioni Del Piero, questo non è un bene ma è un male. Lui preferisce partire da più lontano. Vediamo cosa fa Ale. Chiede uno schema del Neri perché sta urlando a Pepe dove deve andare a posizionarsi. Attenzione, vediamo il fischio di Brighi. Parte Del Piero, gol! 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 La Juve in gol! Del Piero in gol! Sotto la curva sud! Calcio di punizione numero 41! Battuto da uno stilista che è andato a pulire il set della porta difesa da Gillet. Fratelli e sorelle, abbracciato da tutta la curva al minuto numero 42, secondi 40, rivediamo il mago delle punizioni con il numero 10. È andato in gol Alessandro Del Piero, il capitano, la storia, la bandiera bianconera, ancora lui a toglierci le castagne dal fuoco e a portare in vantaggio la Juve al minuto numero 43 del primo tempo. L'enorme esultanza da parte di Gianluigi Buffon. Sono i nostri due campioni rimasti anche in serie cadetta per riuscire prima o poi a riassaporare una vittoria con la maglia gloriosa della Juve. 661 presenze di Alessandro Del Piero quest'oggi.